E allora il nome di Machiavelli è legato all'invenzione della scienza politica, della politica come scienza autonoma rispetto a che cosa? Fondamentalmente rispetto alla religione, cioè alla teologia, nel senso che la politica era ancilla teologie, come tutte le altre discipline. Quindi era sottoposta alla teologia. I punti di riferimento sono sempre quelli religiosi, quindi quelli che troviamo nella Bibbia, quelli che troviamo nei testi sacri e quelli che fondamentalmente derivano dalla dottrina della Chiesa Cattolica. Che poi questi principi, strada facendo, siano stati sempre più o meno come, aggirati o contraddetti dalla realtà, dalla pratica effettiva della politica, questo non sfuggiva a nessuno, va da sé, non sfuggiva a nessuno. Però l'esercizio del filosofo politico fino a quel momento era stato quello di legittimare, di confermare il progetto politico alla luce della religione, questo l'avete capito. E eventualmente anche di segnalare le distorsioni, ma sapete. Come aveva detto Agostino, un conto, Sant'Agostino, un conto è la città di Dio, un conto è la città degli uomini. Ho detto in termini politici, un conto è l'utopia, un conto è il modello più o meno perfetto a cui occorre ispirare la propria condotta politica, un conto è il modo in cui questo modello viene effettivamente attuato dagli uomini. Che poi spesso e volentieri il modello teorico, quello della città di Dio, veniva chiamato, citato per motivi puramente propagandistici, diremmo noi oggi. Pensate, che ne so, al documento della Donatio Costantini, questo è un altro paio di maniche e riguarda la buona o la cattiva fede di questo o di quell'esperto di teologia politica e così via. Comunque, politica come branca della teologia. Machiavelli è il primo, l'abbiamo visto nel capitolo quindicesimo del Principe, a dire un conto è la politica, un conto è la teologia, e fa tutta quella premessa in cui lui si fa falsamente umile, in cui dice: beh, tanti prima di me hanno già trattato di questi argomenti, io cosa posso dire di più? Diciamo che il mio modo di affrontare il problema, però, è un modo assolutamente diverso, fermo restando che di fronte a questi mostri sacri del passato mi tolgo il cappello. Il mio compito è quello di verificare la cosiddetta realtà effettuale. Che cos'è la realtà effettuale? È un concetto simile, mutatis mutandis, a quello che in scienze, nelle scienze, quindi in fisica, riguarda l'esperimento, l'empiria. Quindi lo scienziato della politica guarda alla realtà con occhi, per così dire, disincantati, cercando di studiare il fenomeno per quello che è. E gli uomini per quello che sono effettivamente, non per quello che dovrebbero essere. Dunque il modello utopico lo lascio da parte. Il mio compito, dice Machiavelli, è quello di studiare, analizzare i fenomeni e di provare a tirar fuori dall'osservazione dei fenomeni delle regole, delle costanti che possano servire a, evidentemente, a prevedere o ad analizzare o a interpretare i fenomeni della politica in generale. A questo proposito, Machiavelli nel Principe e nelle altre sue opere utilizza fondamentalmente due modalità che potremmo definire scientifiche. La prima modalità, per chi si occupa di politica, va da sé, è quella dell'osservazione dei fatti, in senso cronacistico, ovvero lui oggettivamente per tantissimi anni era stato al servizio della Repubblica Fiorentina, aveva fatto il mestiere diplomatico, quindi di politica si intendeva e come. E spesso e volentieri cita degli esempi di cui lui era al corrente direttamente, li aveva visti, li aveva preso parte. Quindi questi sono elementi, per così dire, fattuali, o potremmo considerarli elementi fattuali. L'altro banco di prova è, per chi si occupa di politica, va da sé, è la storia. Quindi mi prendo in mano i libri della storiografia classica, fondamentalmente del mondo latino, perché Machiavelli è un grande umanista, tra le altre cose, e quindi Tito Livio, e quindi Tacito, e vado a leggere, cercando di capire, quello che loro riferiscono, ovvero vado a ricostruire,
anche qui in maniera il più possibile obiettiva, distaccata, la fattualità nel racconto dello storiografo. Questo è un altro elemento, per così dire, empirico. Allora, se è vero che la scienza si basa sui documenti, sui fatti, sull'empiria, quindi sull'esperienza diretta e non sulle idee astratte, per la scienza politica, per lo scienziato della politica, i banchi di prova sono fondamentalmente due: quello della cronaca, quello dell'osservazione diretta dei fatti nel presente, osservazione documentata, disincantata e così via, e quello della storia. E infatti, insomma, se qualcuno di voi dovesse scegliere all'università scienze politiche, che è una facoltà relativamente nuova, è nata negli anni 80 del XX secolo, questo political sciences viene sempre da oltreoceano, la dicitura. Prima chi voleva occuparsi di politica in Italia studiava fondamentalmente giurisprudenza o filosofia. Quindi è una disciplina, è una facoltà abbastanza nuova, ma in realtà è come sempre un ibrido. Per cui chi studia scienze politiche in generale, poi ci sono tanti orientamenti diversi, dovrà fare un tot di esami di giurisprudenza, va da sé, un tot di esami di storia. Voglio dire, il nostro amico Machiavelli è inaggirabile, la storia bisogna conoscerla e anche abbastanza bene, e poi una serie di esami accessori che possono essere statistica, economia, eccetera, eccetera. Poi dipende dalla specializzazione, le lingue, le lingue bisogna conoscerle e così via. Quindi in questo senso Machiavelli è estremamente moderno. Quindi realtà effettuale è il termine che le utilizza e che sostanzialmente funge da spartiacque, capitolo 12 del Principe, tra un modo di trattare politica, quello prima di Machiavelli, e il modo di trattare politica post Machiavelli, chiamiamolo così, diciamo in questi termini. Da qui anche la fama nera di Machiavelli a cui abbiamo accennato, no? Cioè tutti dormono con il testo del Machiavelli, con i libri di Machiavelli, il Principe in particolare, sotto il cuscino, perché sanno che la realtà funziona in quella maniera, ma non lo possono dire perché ieri come oggi una delle componenti essenziali della politica, e Machiavelli lo dice a chiare lettere, è la propaganda, ovvero sia... Avete capito il motivo per cui Machiavelli tira via la maschera alla politica? Ecco perché è pericoloso. Guardando la realtà effettuale, lui rompe il meccanismo standard della propaganda. E lui lo dice, lo spiega. Il politico, in linea di massima, non deve curarsi di quello che fa, di come lo fa e così via, quanto piuttosto dell'apparenza, di come appare ai suoi colleghi principi, cioè agli altri uomini di potere, nonché ai sudditi. Chiaro? Cioè, cosa significa? Ti vedo perplessa, Fernanda. La cosa fondamentale, ovviamente, il principe deve agire in maniera prudente e perseguire quello che è l'utile. L'utile consiste a, come fine principale, il mantenimento del potere o la conquista del potere. Mantenimento del potere per l'interesse evidentemente di chi esercita il potere e anche nell'interesse dei sudditi o dei cittadini, va da sé. Parliamo di buon governo, quello è il fine della politica. E qui l'idea di Machiavelli, che pure è cinica e disincantata per la sua epoca, ci sembra addirittura estremamente idealistica rispetto agli standard di oggi. Chiusa parentesi, avete capito cosa intendo dire. Quindi il fine, Fernanda, dovrebbe essere quello. Per raggiungere quel fine, tuttavia, il principe dovrà curarsi principalmente di come le sue azioni appaiono agli altri. E allora, vi ricordate a proposito della liberalità, della generosità, ogni tanto il principe, che sia poi un cuore tenero, generoso con gli amici e i parenti, questo non importa. Questo riguarda la sfera etica. La sfera etica riguarda il comportamento del singolo individuo, la sfera religiosa riguarda il comportamento del singolo individuo in relazione alla salvezza dell'anima. La sfera etica la possiamo anche intendere in termini puramente laici. La sfera politica è un altro paio di maniche, perché io devo rendere conto alla comunità e devo agire nell'interesse della comunità, che non è cosa affatto semplice.
Quindi a volte, anche se io non sono esattamente liberale, uno che spende, spande, o generoso, io devo fare in modo di sembrarlo, anche qui per motivi puramente di utilità. Utilità, il pane, metter circenses, da che mondo è mondo, tempo dei Romani, anche prima dei Romani, serve a coltivare dei buoni rapporti con la sudditanza. Perché? Perché quella è la carota, ogni tanto alla sudditanza devo dargli un colpo di bastone, perché è col terrore in ultima istanza che si governa, non un terrore necessariamente costante, però insomma la legge la si fa rispettare con la forza. Nello stesso tempo ogni tanto devo apparire buono, liberale, tollerante, magnifico, temuto e amato nel tempo stesso. Indipendentemente da come sono in effetti, Sara, non è una questione caratteriale, non è che se io faccio il quadro astrale di Cesare Borgia e vedo che tutto sommato sì, è un crudele assassino, ma anche un tenerone, quando la sera si mette lì con gli amici, si beve un bicchiere di vino, a volte a sentir parlare della sorella si commuove fino alle lacrime. Ecco, questo a noi non ci interessa. Quello che interessa è l'immagine pubblica del principe. Mi sono spiegato? Quindi questa differenza tra l'apparire finalizzato al raggiungimento degli obiettivi politici e l'essere la sfera intima, personale del principe, Machiavelli li distingue nettamente, d'accordo? Che poi è quell'atteggiamento di distanza professionale. In politica, lo abbiamo già visto in storia, questo tipo di atteggiamento, se è politica fatta seriamente, Fernanda, si traduce in che cosa? Si traduce in quella liturgia del potere, cioè in tutto quell'insieme di rituali, di simboli, di vestiari, di apparenza, che non è affatto secondario, è funzionale al potere, perché se il re è nudo, e questa è la metafora che si utilizza, nudo che vuol dire? Privo dei suoi paramenti, cioè della sua immagine. Cioè se io vedo il re, che è un essere umano come gli altri, vedo il potente, vedo il potere per quello che è effettivamente, si rompe immediatamente quell'incantesimo in base al quale io guardavo al potere, al potente, con un atteggiamento sottomesso. Nel momento in cui io dico, guarda che il re di Francia o il re di Inghilterra è un uomo come gli altri, quindi se tu ti aspetti che curi le scrofole con l'imposizione della mano, caro mio, sei completamente fuori luogo. Ecco, tu ci devi credere. Quindi il re non deve essere mai nudo. Il re come simbolo del potere, non è solo la persona del re, ben inteso. Capite? Quindi è quell'apparire che va curato. Se io tolgo la liturgia del potere, da qui, no, ieri come oggi, anche oggi il potere si manifesta, no, attraverso tutta una serie di simboli, di ricorrenze, di atteggiamenti particolari, no, Presidente della Repubblica che passa in rassegna le truppe schierate, quel tipo di atteggiamenti, quel tipo di cerimonie sono funzionali formalmente al potere. Su questo non stiamo esprimendo un giudizio morale, è semplicemente uno dei meccanismi di funzionamento del potere. Ieri come oggi, né stiamo esprimendo giudizi sulla buona fede di Tizio piuttosto che di Caio, buona fede della quale possiamo comunque legittimamente dubitare, perché qui non si tratta di esprimere appunto un giudizio etico, ma si tratta di capire il funzionamento dell'operato politico. E allora anche un'azione eticamente non solo scorretta, ma brutale, criminale, infame, come togliere la vita a una persona, ed è questo il tema del capitolo 17 che ci prepariamo a leggere, ebbene, anche in quel caso lì, quell'azione lì potrebbe essere politicamente corretta. Sì, che è l'esempio che fa Machiavelli. L'esecuzione in pubblico, ma infatti anche i termini che noi utilizziamo, no? Guarda come cambia la visione della cosa. Cioè tu vedi un uomo che viene ammazzato in maniera più o meno crudele o brutale, l'impiccagione, il taglio della testa, uno degli strumenti, poi lo vedremo quando studieremo la Rivoluzione Francese, uno degli strumenti più puliti, più laici,
più benigni, più dolci in un certo senso, grazie al progresso tecnologico, è la ghigliottina, inventata dal signor, da Monsieur Le Guillotin, si chiamava così, no? Quindi il termine ghigliottina deriva da quello. E perché la ghigliottina è uno strumento che dà la morte, ma dà una morte tecnologica, pulita e così via? Perché, no? Sapete, la lama cade senza colpo ferire, provoca la morte del condannato, quindi l'imbarazzo terribile del fatto che il boia potrebbe sbagliare il colpo dare il colpo d'ascia e quindi il prigioniero non morire sul colpo, il condannato non morire sul colpo e così via. Là, con la ghigliottina siamo sicuri che si muore sul colpo, è una morte orribile lo stesso, anche perché il sangue continua a rimanere nella testa per un po' di tempo, quindi chi muore con la testa tagliata è consapevole per un attimo, è consapevole di aver perso la testa, che immaginatevi è qualcosa di anche difficile da mandare giù, per quanto è orribile, però è una morte pulita. Quella morte pulita segna il discrimine, la differenza tra l'omicidio, l'assassinio brutale, e il giustiziare. Quindi ho ammazzato un uomo, ma non l'ho semplicemente ammazzato, l'ho giustiziato, cioè ho applicato la giustizia. E questo tipo di idea serve a legittimare la morte inferta non per motivi di crudeltà gratuita, non per invidia, per odio, non per motivi personali, ma inflitta dal sistema in nome della legge e quindi del principe da cui la legge emana, per ragioni di interesse collettivo. E infatti la folla, che è sempre bestiale, come ci insegna Eraclito, uno vale 10.000 se è il migliore, la folla è sempre comunque una quinta, è un personaggio, è un coro, ecco, come in una tragedia greca, ci vuole la folla che si assiepa vicino allo strumento di morte, nella piazza, per legittimare con i suoi strepiti, i suoi applausi, i suoi a morte, sì, maledetto, eccetera, eccetera, per legittimare la morte inflitta dallo Stato, dalla legge, dal principe e così via. È chiaro? Quindi c'è tutto questo rituale. Poi oggi questo rituale non si usa più e, come sapete, insomma, in alcuni stati in cui la pena di morte è ancora presente, non so, in Iran, in Cina o negli Stati Uniti o in tanti altri paesi, per determinati reati, evidentemente la morte viene data in linea di massima viene data in segreto. In segreto? Non sempre, perché negli Stati Uniti, che non sono tutti gli Stati Uniti, sono alcuni degli Stati Uniti, evidentemente, ad assistere alla morte del condannato sono, c'è ovviamente una commissione, quella che si occupa dell'esecuzione, poi ci sono magari i parenti della vittima, se questo viene ucciso o viene uccisa, giustiziato perché ha commesso un omicidio e così via. Comunque, chiusa parentesi. E qui Machiavelli, quindi nel capitolo 17, che è un capitolo cruciale, si pone questa domanda: se è meglio che il principe sia temuto piuttosto che amato o viceversa. De crudelitate et pietate, et ansit melius amari, quam timeri vel e contra, se è meglio essere amato piuttosto che temuto o il contrario. Scendendo appresso alle altre preallegate qualità, dico che ciascuno principe debbe desiderare di essere tenuto, cioè di essere considerato, pietoso e non crudele. Ma da sì, perché mai dovrebbe avere l'infamia dell'etichetta di crudele così? A priori, a prescindere. Diciamo che, scusate, la dicitura del ministero, no? Voi sapete che le etichette sono importanti, poi per noi italiani in particolare, ma non solo per noi italiani, no? Miracolosamente, cambiando le sigle, stavo scherzando con voi, c'è poco da scherzare in realtà, creiamo nuovi istituti, nuove ore che voi farete, è tutta un'immensa menzogna, però ha un significato. Allora, il ministero, quello che vi combina la pena, l'ergastolo, vi dà 20 anni di carcere o 10 anni e così via, si chiama di grazia e giustizia. Prima viene la grazia e poi la giustizia, perché lo Stato
Lo Stato, nella persona in ultima istanza del Presidente della Repubblica, una volta che ha condannato una persona a questo o a quella pena, no? Per tot anni, eccetera, eccetera, può anche eventualmente concedergli la grazia o all'ultimo momento, prima dell'esecuzione, magnificamente il sovrano può concedere la grazia, perché è nelle facoltà dello Stato, quindi del suo supremo esecutore, non solo punire, ma anche evidentemente graziare. Quindi l'aspetto della pietà viene messo in luce, viene messo al primo posto rispetto a quello dell'effettiva esecuzione della pena, anche se spesso e volentieri della grazia si fa tranquillamente a meno, anche qui è questione politica. Comunque, non di manco debbe avvertire di non usare male questa pietà. Ciononostante devo io, Machiavelli, avvertire che questa pietà non va usata male, non dovete graziare a destra e a manca, non dovete essere troppo teneri, no? Come un professore che la fa passare liscia a tutti quanti, quello entra e quello esce e quello non è preparato e chiude un occhio. Che succede dopo un po', Fernanda? Succede che nessuno studia più. Perché il fatto che voi studiate non è che si basa sull'eros, sulla passione dello studio, si basa, come mi insegnate voi, puramente sulla paura del voto. Va bene? Allora, se io non mettessi brutti voti, voi non studiereste più. Non ci credo, però, diciamo, facciamo, per qualcuno di voi magari funziona così. E allora, no, fa l'esempio, tratto dalla cronaca recente, quindi non dalla storia remota, era tenuto Cesare Borgia Crudele. L'avevo conosciuto perfettamente personalmente il Valentino, e per lui è non plus ultra. Non di manco quella sua crudeltà aveva racconcia la Romagna, unitola, ridottola in pace ed in fede, nonostante il fatto che era tenuto crudele e che effettivamente agisce con degli strumenti, diciamo, decisamente bestiali, quindi ammazzamenti, tradimenti, avvelenamenti, eccetera, eccetera. Ciò nonostante, l'obiettivo che aveva realizzato era quello di aver pacificato, racconcia, la Romagna, che sulla carta apparteneva agli stati pontifici, ma era divisa in tanti stati e state redi, ognuno col suo signore più o meno riottoso. L'aveva racconcia, l'aveva riunita e l'aveva pacificata, nell'interesse evidentemente anche dei sudditi, in primo luogo nell'interesse dello Stato pontificio, quindi del papà Alessandro VI e nel suo stesso interesse. Tuttavia, politicamente questo era stato un grande risultato. Ben inteso, lo Stato pontificio come Stato laico si forma di fatto dalla lotta dei tempi, risale addirittura a Donazio Costantini, come sapete, ma di fatto nei confini che poi siamo abituati a vedere sulla carta geografica, che arrivano praticamente alle porte del Risorgimento fino al 1870, è Cesare Borgia e Alessandro VI che unificano quella striscia di terra che va dalla Romagna a nord, passando per le Marche, l'Umbria e il Lazio. Questi sono i territori tradizionalmente parte degli stati pontifici o dello Stato pontificio. È chiaro, quindi ha ottenuto un grande risultato Cesare Borgia. Il che, se si considererà bene, si vedrà quello, cioè Cesare, essere stato molto più pietoso che il popolo fiorentino, il quale, per fuggire il nome del crudele, per evitare di essere chiamato crudele, l'infamia di essere chiamato crudele, lasciò distruggere Pistoia. E a volte, se tu ti dimostri crudele, rendi un ottimo servizio anche ai sudditi. Se invece ci vai tenero, a volte rovini. E qui la metafora del rapporto tra insegnante e studente alla vecchia maniera, Sofia, funziona, nel senso che magari essere un po' più severo e quindi sollevare anche i mugugni, la disapprovazione di questo o di quello studente, però magari quell'insegnante ti fa studiare, quindi impari questa o quella materia che altrimenti non ti saresti imparato. E magari quando sei più grande apprezzi, anche nel ricordo, che hai avuto un insegnante duro, magari spietato, scolasticamente spietato, cioè il paragone poi è abbastanza relativo, e però alla fine il risultato è stato quello, cioè che parli inglese, che parli tedesco, che studi tedesco e così via. E allora, debbe,
deve, pertanto, uno principe non si curare della infamia di crudele e non si deve preoccupare di essere etichettato come crudele, per tenere i sudditi sua uniti ed in fede. Cioè, se il fine è quello di tenere i suoi sudditi uniti, quindi evitare sommosse, guerre civili, anarchia, et in fede, no, nel senso religioso, in fede vuol dire fedeli allo Stato, fedeli al principe, d'accordo? Quindi una comunità compatta, forte, ebbene, non deve temere l'infamia di crudele, se quello è il fine. Avete capito in che senso il fine giustifica i mezzi? Qui non è un fine infame, individuale, non è una crudeltà fine a se stessa, mai e poi mai. E non è il potere per il potere. Ah, almeno poi, a volte anche, le due cose possono anche coincidere, va da sé. Forse nel Valentino coincidevano pure, l'ambizione personale con. Però qui il fine, almeno per come ce lo racconta Machiavelli, è tenere uniti in fede i sudditi. Cioè provvedere a che la città, lo Stato, sia al sicuro, sia pacificato e quindi la gente possa fare una vita normale, possa commerciare. Cioè l'interesse è quello della comunità. L'utile e la prudenza, che è la virtù suprema del principe, sono finalizzati al fine ultimo del bene dello Stato, che non necessariamente coincide con il bene del singolo. Questo l'avete capito. Prego. Allora Luca, ho capito, tu ritorni al modello quello teologico. Allora, se senti Sant'Agostino, che era un personaggio assolutamente realista o pessimista, anche perché vive nel V secolo, dunque in un'epoca di invasioni barbariche, in cui l'impero sta crollando, la città dell'uomo, la città di Cesare, sta crollando a destra e a manca, e lui stesso ti dirà, ti confermerà che la vera pace, l'unica vera pace, quella stabile, eterna, eccetera, eccetera, è la pace di Dio, è la pace dell'anima, è la pace dello spirito, e che la questione dei corpi, della vita umana, per come si manifesta, è sempre questione molto relativa. Dunque, la vera pace, Luca, ha a che vedere con quella dimensione, e può essere ottenuta dal singolo fedele o dalla comunità cristiana, in comunione con i santi, in comunione con il mondo che verrà, con il regno di Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Ma questa religione, e ben venga, per carità, il principe, e il Machiavelli che scrive del principe, è perfettamente consapevole del fatto che ogni pace è puramente provvisoria. Per dirla con Eraclito, Polemos è il Signore di tutte le cose, gli uni fa uomini e gli altri dei, gli uni liberi e gli altri schiavi. Cioè la storia dell'umanità ci insegna che non esiste il punto d'arrivo della pace, che gli imperi sorgono, che gli imperi tramontano e così via. Però ci dice, a guardare la storia, che ci sono principi particolarmente illuminati, o statisti particolarmente illuminati, o situazioni, regimi particolarmente efficienti nel mantenere la pace, nel garantire il benessere dei sudditi, certo a tempo determinato, tutto quello che nasce poi muore, rispetto ad altri regimi, ad altri principi, ad altre situazioni in cui il tizio o la tizia regnano pessimamente, quindi rendono un pessimo servizio al popolo. Non so, Antonino o Marco Aurelio o Adriano sono stati dei grandi imperatori, hanno esteso i confini dell'impero, hanno pacificato. È chiaro che la pacificazione che intendono i romani è quella basata sulle legioni e sul timore che le legioni possano entrare in azione, sul timore. A volte le legioni devono entrare in azione.
Però quella situazione di relativa stabilità, che poi cambia di secolo in secolo, ma insomma, la storia dell'impero romano è lunghissima, quindi poi ci sono epoche di anarchia militare in cui ci stanno non un unico imperatore, ma 3, 4, 5 che si contendono il potere con ammazzamenti a destra e a manca. Allora qui il paragone, per dirla con Machiavelli, Luca, il paragone è tra un'epoca di stabilità, di relativo equilibrio, che poi evidentemente verrà meno, perché così è la storia dell'umanità, epoche di guerra, di anarchia. Quello che temono fondamentalmente è questo, di cui poi parlerà Hobbes, che non parliamo di buona sanità o di scuola, qui stiamo parlando fondamentalmente di sicurezza, cioè la funzione primaria dello Stato è quella di garantire la sicurezza, quindi la difesa dei singoli cittadini, dei singoli sudditi. Evitare lo spargimento di sangue, evitare il macello. E questo si può fare in due maniere, o con leggi e o con la forza. A volte si usano le leggi e a volte bastano le leggi, fermo restando che c'è una forza pronta a intervenire per farle rispettare le leggi. E spesso e volentieri le leggi non bastano, occorre usare la forza, soprattutto in quei periodi di crisi. Finché le cose vanno bene, forse possono anche bastare le leggi, il sistema tiene. Quando le cose iniziano ad andare male, e vanno male perché non ci sono risorse per tutti, allora a quel punto si scatena la guerra civile, bisogna usare la forza. È sempre una questione di forza. D'accordo? Finché avremo tutti quanti lo stomaco pieno, grosso modo saremo insoddisfatti per altre cose, ma insomma non andiamo incontro a situazioni troppo drammatiche. Quando non avremo più tutti quanti lo stomaco pieno, parlo dello stomaco pieno come metafora generale, e allora lì lo Stato dovrà diventare ancora più forte, ancora più brutale per poter mantenere l'ordine pubblico. E ogni mezzo sarà considerato lecito, in un certo senso. Questo non giustifica gli orrori che stanno avvenendo, perché sappiamo benissimo che poi alla fine il fine ultimo non è quello della sicurezza e della pacificazione dell'interesse di questi o di quei sudditi, ma è semplicemente il denaro per il denaro, il potere per il potere, il guadagno per il guadagno, cioè arricchire i venditori di armi, i venditori di morte, il capitale internazionale, eccetera, eccetera. Alla fine, almeno per parlare delle guerre di oggi, no? Questo è uno dei momenti principali, poi ci possono anche essere altri momenti, per carità. E allora, perché quindi deve tenere uniti i suoi sudditi ed in fede, non curandosi eventualmente dell'infamia di crudele? Perché con pochissimi esempi sarà più pietoso che quelli i quali, per troppa pietà, lasciano seguire i disordini, di che ne nasca uccisioni o rapine. Quindi sarà molto più pietoso Gaia, quel principe che, facendo rispettare la legge e imponendo con la forza, con la brutalità, la giustizia, quindi esecuzioni in piazza, era l'esempio che facevamo l'altra volta, sarà molto più pietoso di quello che invece lascia perdere, che gira la testa dall'altra parte, che non fa intervenire le truppe al momento giusto. Perché se tu lasci che la città, lo Stato, cada in preda all'anarchia, di uccisioni, di stupri, di massacri ce ne saranno molti di più, e quindi non avrai fatto l'interesse della comunità, non avrai realizzato quello che è il fine fondamentale. Perché, dice Machiavelli, queste uccisioni e le rapine sono solite offendere una universalità intera, e quelle esecuzioni che vengono dal principe offendono uno particolare. Quindi io devo pensare come insegnante all'interesse della classe, anche declinato nel nome della singola persona. Però, per esempio, se adesso prendo e sbatto fuori Sofia, fuori dalla classe, perché sta comportando malamente, lo faccio nell'interesse dell'intera classe, affinché possa seguire in maniera più attenta e concentrata la lezione, no? La logica almeno dovrebbe essere questa. Poi ci può anche essere il folle crudele che ce l'ha con quella studentessa in particolare, perché è uno psicopatico o una psicopatica, allora eccetera eccetera. Va bene? Cioè la logica dovrebbe essere questa, ma questo ci arrivate tutti quanti. E intra tutti i principi,
al principe nuovo, cioè quello che ha appena conquistato il potere, è impossibile fuggire il nome di crudele per essere gli stati nuovi pieni di pericoli. Certo, ancora molti rivali, qualcuno che potrebbe contendergli il potere, quindi deve dimostrarsi assolutamente spietato, duro, no? Ecco, vallo a sfidare. E Virgilio, nella bocca di Didone, dice: res dura et regni novitas metalia cogunt. E moriri et late fines custode tueri. Quindi cita Virgilio l'Eneide a dimostrazione, e qui anche il fine umanista viene fuori, a dimostrazione del fatto che appunto la novità del regno impone cogunt talia res dura, cioè azioni particolarmente dure. D'accordo? Lo dice anche Virgilio, viva Dio. I romani sapevano bene come funzionavano le cose. Non di manco Giulio debbe, quindi ciò nonostante, debbe essere grave al credere et al muoversi, nessi fare paura da se stesso e procedere in modo temperato con prudenza et umanità, che la troppa confidenza non lo facci incauto e la troppa diffidenza non lo renda intollerabile. In medio stat virtus, la prudenza è questa roba qui. Ciò nonostante, come deve essere il principe ideale? Deve essere grave al credere e dal muoversi. Cioè non è che può dar seguito alla prima voce che gli viene sussurrata nell'orecchio: guarda che c'è quello che sta ordendo una congiura contro di te. Se ti fai prendere dall'ira e agisci immediatamente, se non sai sopportare le emozioni e agisci d'impulso, corri il rischio di non cogliere nel segno, cioè di ammazzare la persona sbagliata, volendo, e quindi provocare sollevazioni, cioè di ottenere esattamente il fine opposto. Quindi deve essere grave, lento al credere e al muoversi. Pensaci 10 volte prima di agire, né fare paura da se stesso, né deve stare lì, rintanarsi, impaurito, mamma mia. Sapete quei dittatori, imperatori che da che mondo è mondo sbroccano completamente, si circondano di guardie armate, i pretoriani, e hanno paura a fare qualsivoglia passo, perché vedono pericoli a volte immaginari dappertutto. È un principe così diventa tirannico, crudelissimo e vive fuori dal mondo. Quindi attenzione a non ridurti così. E deve procedere in modo temperato, cioè moderato, con prudenza et umanità. Cioè deve essere umano, umano, pietoso, sensato, moderato, privo di eccessi, assennato. È il modello del mondo antico, dell'aurea mediocritas, di cui parla un Orazio, applicata evidentemente all'ambito della politica. Il modello dei romani è lì. Attenzione dunque, che la troppa confidenza non lo facci incauto, cioè che avere troppa confidenza con le persone, il non essere prudente, non lo renda incauto, e la troppa diffidenza non lo renda intollerabile. Quindi fidati, ma non troppo. O diffida, ma non troppo. Capite? Qui non esiste una ricetta. Sai, come il pizzico di sale. Attenzione, non ne devi mettere né troppo poco. Questa roba qui si impara con la pratica, evidentemente. Non è una cosa che sta scritta sul libro, che tu puoi calcolare 2 più 2 uguale 4 e allora. La si impara prendendo spunto dagli antichi, leggendo, facendosi un esame di coscienza e poi facendo molta pratica. No, è la mano della nonna che mette il sale, è la mano. Così è la mano e il fiuto dell'abile politico, vedi Andreotti, insomma, il tuo idolo, no? Crudele e umano nello stesso tempo, temibile e nello stesso tempo pietoso, dipende dai punti di vista, insomma. Ecco, e il potere corrompe chi non lo possiede, chi non ce l'ha. Il punto fondamentale è la questione di come, oggi la potremmo formulare in questa maniera, come vengono selezionate le classi dirigenti o le elite. Quali sono i meccanismi di trasmissione del potere?
Allora, il meccanismo di trasmissione del potere per via di sangue, quindi il padre che cede il potere al figlio, la missione della monarchia ereditaria, presenta evidentemente dei vantaggi e anche degli svantaggi. Il vantaggio principale qual è? È la continuità in famiglia, nessuno mette in discussione la sacralità della persona del sovrano perché gli deriva dal padre, va bene? E la successione è garantita, soprattutto se c'è un solo figlio, evidentemente, non ci sono secondogeniti o figli cadetti che possano in qualche maniera contrastare il potere del primogenito. Detto questo, se il figlio si dovesse rivelare all'altezza del padre, sempre che il padre sia stato un buon governante, allora nessun problema, è il migliore dei sistemi possibili. Ma se il figlio si dovesse rivelare un debole, un inetto o, peggio ancora, uno psicopatico, e allora a quel punto lì, quel tipo di successione apre un periodo di lotte, di contese, e apre un periodo terribile, di guerre, perché quello non ha il polso per. Va bene, e questa è una modalità, pro e contro. L'altra modalità è quella elettiva. Chi è che elegge? Chi è che sceglie? Anche questa è stata utilizzata nel corso della storia dell'Europa occidentale, nel corso della storia mondiale. Ovvero un'elite, più o meno ristretta, è la modalità che usa la Chiesa Cattolica, elite composta da cardinali, i quali eleggono, quindi non c'è la successione automatica di padre in figlio, ma c'è un'elite di aristocratici che elegge il capo, che rimane poi tale a vita. Vedi la Chiesa Cattolica, sembra funzionare questo, la Chiesa Cattolica sono 2000 anni che sta lì, effettivamente pare che funzioni piuttosto bene, non sempre, non è sempre la scelta ottimale, però anche lì c'è un ricambio veloce, nel senso che una volta, oggi la vita si è allungata, una volta i papi erano scelti anziani, quindi avevano un'aspettativa, diciamo, di dominio, di regno, di 5 anni, 6 anni, 3 anni, a volte alcuni papi venivano eletti e venivano a mancare dopo 2 mesi. Dunque, anche lì, se non andava bene, il ricambio era assicurato. Magari a volte si poteva aiutare il trapasso con qualche goccia di veleno, eccetera, eccetera. Ecco, volendo. Qualche morte improvvisa. Non sono cose che si utilizzavano solo in epoca rinascimentale. Non so, pensate al giallo, ancora al caso di Giovanni Paolo I. Che ha regnato, che ha pontificato per 33 giorni. Chiusa la parentesi, il Papa che ha Luciani nel 78. Qui seconda modalità è questa, oppure pensate alla Repubblica di Venezia, il Doge che veniva eletto da... Beh, questo poi è il fondamento di piccoli stati tipo Liechtenstein, l'Andorra, la stessa Repubblica di San Marino, che affondano le loro radici in situazioni giuridiche internazionali che oggi sarebbero assolutamente inconcepibili, ma che all'epoca avevano evidentemente la loro ragion d'essere. Qui sono rimasti stati indipendenti per questo motivo. Comunque, quella è un'altra modalità. Oppure, di recente, in tempi più vicini a noi, ma anche volendo all'epoca dei comuni, lì c'era la democrazia diretta, ma poi alla fine, come sapete, i comuni diventano comunque in linea di massima delle signorie, quindi si passa dai governi aristocratici, poi alla signoria o addirittura al principato, quindi si va verso quel sistema lì. Oggi c'è questa idea di democrazia che funziona, ma insomma il discorso qui ci porterebbe lontano. Comunque anche questo è un metodo di selezione delle classi dirigenti, anche questo è empirico, quindi la perfezione non esiste, anche se per noi questo è un must, non so ancora fino a quando, credo che il termine rimarrà e che una certa, almeno formalmente, una certa partecipazione della collettività alla selezione delle classi dirigenti rimarrà sempre, almeno sulla carta deve rimanere. Non c'è un regime al mondo, ma nemmeno i regimi più efferati, non so, stalinismo piuttosto che il nazismo, eccetera, eccetera, che, o pensate, che ne so, alla Corea del Nord, ecco, che non si proclamino a modo loro popolari e democratici, va da sé, no? Poi bisogna vedere come funziona esattamente questa cosa. Però, al di là del principio e del valore,
se tu valuti le cose in senso machiavelliano, ovvero sulla capacità che questo sistema e questo metodo riesca ad esprimere effettivamente, a selezionare classi dirigenti all'altezza di gestire nell'interesse della comunità e per l'utile di questa, di quella nazione, di questo, di quello Stato, nel migliore dei modi il sistema. Beh, direi che guardandoci intorno, guardandoci al presente o guardando la storia degli ultimi 30 anni, direi che non funziona veramente bene, perché spesso e volentieri abbiamo o delle persone assolutamente dichiaratamente incompetenti, insomma, poi sarà la storia ad esprimere un giudizio a posteriori, per così dire, ma un giudizio a posteriori entro certi limiti lo possiamo iniziare a esprimere anche noi oggi, se è vero che la storia, che questo nuovo capitolo della storia inizia con la caduta del muro di Berlino, con la fine dell'Unione Sovietica, con la fine della Guerra Fredda, e quindi va avanti da più di 30 anni, non sono esattamente 10 minuti, 30 anni. Chiaro? Allora, se tu vedi a un certo punto che quel tipo di meccanismo che si basa su libere elezioni periodiche e sulla possibilità di alternanza al potere tra il partito X e il partito Y, comunque l'idea dei Whigs e dei Tories, quella che abbiamo studiato in storia, cioè che uno abbia almeno un'alternativa, scelgo il partito blu piuttosto che il partito rosso, una destra X piuttosto che una sinistra Y. Allora, se tu guardi e ti rendi conto che alla fine quella è la facciata, ma che dietro a tirare le fila della vita politica, della formulazione delle leggi, delle cose reali, dure, hard, alla fine sono personaggi più o meno ignoti o più o meno noti, che non siedono in Parlamento, il Parlamento è più o meno esautorato o è un semplice passacarte che non fa altro che legittimare e sottoscrivere decisioni che sono state prese a monte in altri luoghi secondo altre dinamiche, secondo altre logiche che non hanno nulla a che vedere col fine di cui sta parlando qui Machiavelli, del bene dello Stato e della comunità, allora forse anche qui ci sarebbe da rivedere il funzionamento dello stesso meccanismo in maniera molto laica e disincantata. Detto sempre in termini di Machiavelli, sarebbe bello che molti hanno scritto prima di me che la democrazia è il migliore degli stati, il migliore dei sistemi possibili, ma dal momento che io devo guardare la realtà effettuale e quindi vedere che la democrazia gestita in questa maniera non funziona, allora forse qualcosa va cambiato, che non vuol dire invece della democrazia avere uno Stato autoritario, ma vuol dire evidentemente cambiare, riformare il funzionamento dello stesso meccanismo democratico. Va bene? Diverso poi da paese in paese. Vi dicevo ieri, in Islanda sono 200.000 abitanti, mi pare poco più di 200.000, lì veramente attraverso gli strumenti informatici, visto che non si possono ritrovare tutti quanti in un'agorà all'aperto perché fa piuttosto freddo, ecco, detto questo, con gli strumenti informatici si è potuto procedere alcuni anni or sono alla scrittura collettiva della nuova carta costituzionale, cioè ogni cittadino e cittadina ha avuto la possibilità di dire la sua sui singoli articoli di questo progetto di scrittura collettiva della Costituzione. Ma è un sistema, eh? A scuola fanno leggi, quindi 10 e 4 20. Sì, appunto. Ma comunque a breve ci sarà un referendum, l'ennesimo referendum costituzionale, perché ancora una volta vogliono cambiare la Costituzione in maniera abbastanza radicale. Ci ha provato Berlusconi, mi pare, nel 2006, poi c'era stato il tentativo di Renzi nel 2015, sempre falliti, perché poi gli elettori chiamati alle urne hanno sempre detto di no al cambiamento. Vediamo questa volta, si parla di premierato, quindi premierato, un termine brutale. Attenzione, vi ripeto, no? È sempre lo stesso discorso. Quando il termine è utilizzato nell'anglosassone internazionale, più o meno, c'è sempre sotto, per dirlo alla romana, una sola. Ecco, premierato. C'è praticamente gli elettori
avrebbero la facoltà di scegliere direttamente il capo del governo, cioè il capo dell'esecutivo, il che minerebbe alle fondamenta l'essenza della nostra Repubblica, del nostro ordinamento, ovvero una Repubblica parlamentare, in cui a dover essere sovrano è il Parlamento. Perché? Perché il Parlamento, come sapete, rappresenta il popolo indirettamente, perché noi non scegliamo il capo del governo, i ministri, va da sé, cioè non scegliamo i membri dell'esecutivo, noi scegliamo attraverso le elezioni i rappresentanti che siedono in Parlamento, nei due rami del Parlamento, quindi il potere legislativo, quindi in ultima istanza il potere legislativo secondo l'attuale Costituzione è un gradino più sopra rispetto agli altri poteri, cioè fa la sua funzione ma la rappresentanza popolare si gioca lì in Parlamento. Siccome il Parlamento di fatto nell'ultimo decennio, diciamo dal colpo di Stato del 2011, quello che è esautorato, colpo di Stato, si è trattato bianco, poi sui libri di storia lo troverete scritto come colpo di Stato, ma insomma Berlusconi è stato mandato a casa, è stato sostituito dalle elite globaliste, lo vuole l'Europa, da quel Monti, che nessuno aveva scelto né direttamente né indirettamente, e da quel momento in poi si procede con dei governi più o meno male assemblati e i parlamenti di volta in volta hanno, come dire, poca voce in capitolo. A volte non si passa nemmeno per il Parlamento, come sapete siamo in guerra, ma non c'è stato nessun passaggio parlamentare, cioè a decidere è direttamente l'esecutivo su un mandato poi di indicazioni che vengono dall'Europa o da altre sedi, diciamo, più o meno collegate con questo o con quell'interesse internazionale, come l'abbiamo detto. Ma questo, voglio dire, ormai è pura e semplice accademia. C'è un libro di un politologo inglese, britannico, sapete, gli inglesi vedono lontano, che si chiama Crouch, il libro del 2002-2003, quindi 20 anni fa, in cui si intitola Post-democrazia, in cui aveva descritto in maniera molto accurata, nemmeno troppo profetica, perché lui vedeva quello che avveniva sotto i suoi occhi. Poi sapete, loro stanno sempre un quarto d'ora avanti, gli inglesi, dai tempi della rivoluzione inglese, giustamente, no? Sperimentano prima quello che poi arriverà da noi. E diceva, beh, le vere decisioni non vengono prese nei parlamenti, non vengono prese certo dai direttori, non vengono prese secondo altre logiche, che sono quelle del marketing, delle multinazionali, che poi, diciamo, formalmente diventano democratiche, ma lasciano il tempo che trovano. Quindi i vari parlamenti, o il Parlamento attuale, già di fatto è stato ampiamente esautorato nel suo potere, nei meccanismi concreti. Adesso si vorrebbe semplicemente legittimare con il passaggio referendario, quindi cambiando la Costituzione, questo fatto qui. Quindi meno leggi discusse in Parlamento, o Parlamento del tutto destituito, quindi rappresentato. Però ecco, l'attuale capo del governo che fa di questa riforma costituzionale una delle sue bandiere politiche, buon per lei, in un certo senso è come dire giù la maschera, già funziona così, a questo punto quantomeno i cittadini abbiano il diritto di scegliersi il capo popolo. Cioè, siccome le cose funzionano così, è un dato di realtà, a questo punto, siccome il Parlamento è destituito di ogni vera sovranità, o ha una sovranità molto limitata o per alcuni versi fittizia, allora il popolo scelga quantomeno il capo dell'esecutivo, Tizio piuttosto che Caio. Ma questo si chiama plebiscito, insomma, a casa mia una volta si facevano così al tempo del Risorgimento. Volete Garibaldi o non volete, sapete, quella roba lì che è molto relativa, quindi ci sarà Tizio piuttosto che Caio o Caia, e il popolo, noi, gli elettori, sceglieranno Tizio o Caio, poi saranno ambedue delle emanazioni di questo, di quel potere internazionale, perché se non sei accettato, non sei sdoganato dai poteri forti, atlantici, dalle multinazionali, tu non puoi comunque governare in uno stato vassallo come l'Italia, capito? Poi che tu sia di finta destra, o di vera o di simil destra, o di finta o di simil sinistra, cambia poco. Anzi, beh, ogni tanto un po' di alternanza, ma come dire, la politica va in quella direzione. Allora, direi che è una riforma assolutamente pleonastica, nel senso che già le cose funzionano purtroppo così, e dargliela vinta, boh, non lo so, poi deciderete voi quando sarete chiamati a votare. Di questo poi parleremo, ecco, però è che la politica è viva, interessante. Oddio,
oggi è piuttosto morta, ecco, però viva per altri versi. Ma cerchiamo di capire Machiavelli, che è un genio. Machiavelli, bisognerebbe fare vari monumenti, così girare anche noi oggi col principe di Machiavelli. Grandissimo filosofo. Pensate che è così grande Machiavelli che qualche 15 anni fa all'incirca tutto l'archivio e la biblioteca contenente le opere originali di Machiavelli, tutto l'archivio di Machiavelli è stato letteralmente smontato e trasferito negli Stati Uniti d'America. Quindi se oggi uno studioso, un ricercatore italiano volesse studiare, leggersi i testi di Machiavelli, vedersi gli originali, vedersi tutto il suo epistolario, dovrebbe prendere l'aereo e andare negli Stati Uniti. Sono pezzi di sovranità, anche qui di sovranità culturale, che ci sono stati tolti, come hanno fatto con la Grecia. L'hanno svenduta, impacchettata, gli hanno tolto tutto. Pure a noi ci hanno tolto quasi tutto, gli hanno tolto tutto. Le isole, tutto privatizzato. Tutto privatizzato. Quindi un greco, che ne so, per andare a vedere l'Acropoli dovrà pagare il biglietto a una qualche multinazionale, adesso non so. E anche Tim praticamente, che era uno dei fiori all'occhiello dell'industria italiana, di una volta era l'antica Telecom, prima ancora SIP, che era parzialmente statalizzata, è stata di fatto venduta ad una compagnia statunitense. Tu gli cedi, tu Stato, gli cedi, come abbiamo fatto con l'Alitalia, come abbiamo fatto con tu, abbiamo fatto non noi, evidentemente noi non c'entriamo nulla, gli cediamo dei settori strategici. Non stiamo parlando della vendita dei bottoni o dell'automobile elettrica, che ti puoi scegliere quella francese, quella tedesca o quella cinese, dico per dire. Stiamo parlando di settori strategici. Le infrastrutture comunicative, le strade, la compagnia aerea, l'energia elettrica, il gas, eccetera, eccetera, eccetera. Finiamo di leggere il nostro. Nasce da questo una disputa. Se egli è meglio essere amato che temuto e o converso. Rispondesi, cioè se è meglio che il principe sia amato o temuto. Rispondesi che si vorrebbe essere l'uno e l'altro, ma perché egli è difficile accozzarli insieme, qui egli è it, sempre l'impersonale, ma siccome di fatto è difficile coniugare insieme il fatto di essere amato e il fatto di essere temuto, è molto più sicuro essere temuto che amato. Quando si abbia a mancare dell'uno dei due, quando si è costretti a rinunciare a uno dei due aspetti, è meglio rinunciare a quello dell'essere amato piuttosto che a quello dell'essere temuto. La natura del potere in ultima istanza si basa sul timore, sulla paura, sul terrore. E ti spiega perché, senza veli, senza ipocrisie, perché degli uomini si può dire questo generalmente. E questa è la considerazione antropologica di Machiavelli. Sapete che le diverse forme di politica, i diversi castelli teoretici della politica derivano tutti quanti da una scelta di fondo o da una considerazione di fondo che è antropologica. Dimmi come vedi l'umanità e ti dirò qual è il migliore sistema politico per gestire la stessa umanità. E allora Machiavelli perché argomenta così? Quale argomento tira fuori a sostegno della tesi che è meglio essere temuto piuttosto che amato? Gli uomini generalmente sono questa roba qui, Tania. Si può dire questo, che siano ingrati, volubili, simulatori e dissimulatori, fuggitori dei pericoli, vigliacchi, cupidi di guadagno, e mentre fai loro bene sono tutti tua, offeronti il sangue, la roba, la vita, ai figliuoli, come di sopra dissi, quando il bisogno è discosto, quando non ci sono problemi, quando lo Stato non è minacciato, quando va tutto bene e tutti hanno la pancia piena, a parole sono tutti dalla parte tua. Ti offrono il sangue, la roba, i loro beni, la roba. Termine anche troviamo in verga, no? Molto italiano, la roba. I figli,
Quando il bisogno è discosto, a parole sono tutti dei leoni, si gonfiano il petto orgogliosamente, si riempiono la bocca di parole coraggiose. Ma quando ti si appressa il pericolo, cioè lo stato confinante che vuole invadere i tuoi territori, essi si rivoltano. E lui la storia di Firenze la conosce bene. Se andate a Firenze, le mura di Firenze, le fortificazioni non sono rivolte verso l'esterno, sono rivolte verso l'interno, il pericolo sta lì dentro. Cioè non solo quando arrivano gli eserciti invasori, quelli si rifiutano di combattere, peggio, ti si rivoltano contro, ti fanno fuori, aprono le porte all'invasore. Quante volte era capitato? Quante volte l'aveva visto Machiavelli? Sarà pure cinico, ma è così. Perché gli uomini generalmente, non so se anche Avellano, ma credo di sì, in genere sono ingrati, volubili, dissimulatori, fanno finta, ipocriti, si riempiono di belle parole quando non ci sono problemi. Il vero amico si vede nel momento del bisogno. È una massima che non ha nessun valore politico, ma no, in un certo senso può essere trasposta anche nell'ambito della politica. Trova un tesoro lì, molto romantico, molto eticamente significativo, ma anche politicamente ha il suo senso. No, poi c'è anche chi trova un tesoro se ne frega nell'amico. Questo lo dite voi in Sardegna. Vabbè, questa prolunga non la sapevo. No, c'è una calamita. A Lecce, per esempio, a Otranto non si dice così. Perché? Perché a Otranto hanno avuto quell'occupazione di alcuni decenni dei turchi che li ha fatti rinsavire, gli ha portato un minimo di civiltà, quindi non sono barbarici come noi, è vero? E i turchi se li ricordano ancora con nostalgia, quando ci stavano i turchi, che poi erano belli fusti, insomma, dei pettorali ampi, spalle larghe. Le donne di Otranto ancora si ricordano questi turchi, sono passati 500 anni, ma insomma. Vabbè. E quel principe, Gloria, che si è tutto fondato in sulle parole loro, trovandosi nudo di altre preparazioni, sprovvisto di altre preparazioni, rovina. Perché le amicizie che si acquistano col prezzo e non con grandezza e nobiltà d'animo si meritano, ma elle non si hanno e da tempi non si possono spendere. Cioè quelle che si acquistano con il prezzo, con i denari, con la benevolenza, e non con la grandezza d'animo, con la magnanimità, quella che incute anche timore, di fatto si possono anche meritare, bravo, te lo meriti, ma di fatto non le si hanno, non ci si può contare al momento del bisogno. Non ci si può contare, ci si può contare su altre cose, quelle basate sul reciproco interesse, a volte sul ricatto, a volte sul timore, tu stai dalla parte mia, perché io quell'altra volta sono stato dalla parte tua, e poi anche perché ho un simpatico dossier sul tuo conto, sulle tue porcherie, che posso tirare fuori al momento giusto. Che cosa credete? Che in politica come funziona? Queste sono le cose che si basano sul timore. A volte ci sono anche uomini leali, ma valli a distinguere nella massa, nella gran massa di uomini, di esseri umani che non sono né leali, né in buona fede, eccetera, eccetera. Noi dobbiamo sempre partire dal fatto che una mela marcia o più mele marce contaminano tutta la comunità. Dobbiamo sempre partire dalla peggiore delle ipotesi. Qui non ci dobbiamo fidare, o non fidare del tutto. E gli uomini hanno meno rispetto a offendere uno che si facci amare che uno che si facci temere. E questo vale anche in classe, no? Entra il professore, ma funziona così, lo vedo. Cioè, io vedo delle cose perché questa roba qui la conosco bene, no? Allora entro, classe nuova, il giorno dell'interrogazione si alzano tutti in piedi. Ma perché vi alzate in piedi? Io glielo dico, scusate, perché vi alzate in piedi? Ieri non vi siete alzati in piedi, domani non vi alzerete in piedi, perché vi alzate in piedi oggi? È in segno di rispetto? No, non è in segno di rispetto, è perché oggi ci sta l'interrogazione, quindi si basa sulla paura. E allora, guarda, non è la benevolenza, ci impieghi poco a mandare a quel paese tizio o Caio quando non ti serve più, quando hai altre urgenze, sì, era una brava persona, riposi in pace. Ma quando tu lo temi e hai le mani legate, allora sì che rispetti quella persona, che sia buona, più o meno crudele, perché te la fai addosso. È così.
funziona più la paura, il timore che l'amore nelle faccende politiche. Poi magari nelle faccende romantiche l'amore vince ogni cosa. Ma forse sì, è bello crederci, l'amore amor omnia vincit. Ecco, in politica no. Perché l'amore è tenuto da uno vincolo di obbligo, il quale per essere gli uomini tristi, no, quindi non vuol dire tristi nel senso depressi, vuol dire malvagi, siccome gli uomini sono malvagi, da ogni occasione di propria utilità è rotto. Quindi l'amore, la fedeltà reciproca, in ogni momento, quando c'è un momento di bisogno, quando le cose non funzionano come dovrebbero funzionare, quando il mio interesse confligge con il tuo, tanti saluti, immediatamente è così, perché gli uomini sono malvagi. Ma il timore, quindi l'amore è rotto facilmente, ma il timore è tenuto da una paura di pena che non t'abbandona mai. Cioè, se tu sai che tradendomi mi fai uno sgarro e che io dopo mi vendico e ti metto sul patibolo, tu prima di tradirmi ci pensi non una ma 150 volte, mentre se io ti avevo semplicemente beneficiato troverai un altro che ti beneficia e per interesse mi tradirai. A me il principe, stiamo parlando del rapporto del principe sudditi. Se tu hai paura, se tu il tizio lo temi e sai perfettamente, perché ti ha dato già prova in altre occasioni, che se ti ribelli non ha alcuna pietà ed è disposto a tagliare la testa a tutti i capi ribelli e a rovinare le loro famiglie, tu prima di tradirmi ci pensi 150 volte. Ma chi sta dicendo? Guardate amici, funziona così. Dunque se dobbiamo, è meglio essere amati e temuti nello stesso tempo. Tuttavia, se devo rinunciare all'amore, se devo rinunciare uno dei due, rinuncio all'amore e non all'essere temuto. Debbe, non di manco il principe, farsi temere in modo che, se non acquista lo amore, che fugga l'odio. Anche qui, in medio stat virtus, temere sì, mi devo far temere. Forse non acquisterò l'amore, ma debbo comunque rifuggire l'odio. Farsi odiare non è un buon affare, perché può molto bene stare insieme, le due cose possono convivere, essere temuto e non odiato. Il che farà sempre il principe quando si astenga dalla roba dei suoi cittadini e dei suoi sudditi e dalle donne loro. Sarà pure maschilista, era un'altra epoca. Allora, quando è che a un certo punto scatta l'odio, quindi finisce il timore e scatta l'odio, che il principe deve evitare, e quando mette le mani in tasca, per usare una metafora di oggi, un modo di dire di oggi, quando gli mette le mani sulla roba, sulle cose loro, i loro interessi, la casa, i soldi, eccetera, e le donne loro, non gli devi toccare la famiglia, non gliela devi toccare, e ti spiega perché. E quando pure gli bisognasse procedere contro al sangue di alcuno, cioè ammazzargli il figlio, il cugino, contro al sangue, un delitto di sangue, farlo quando vi sia giustificazione conveniente e causa manifesta. Cioè, deve essere tutto nero su bianco, deve avere un argomento forte, legittimato. Non puoi ammazzare la gente così indiscriminatamente. Ma soprattutto astenersi dalla roba d'altri. Peggio ancora, cioè magari un cugino glielo può pure ammazzare, ma la roba non gliela devi toccare, perché gli uomini si dimenticano più presto la morte del padre che la perdita del patrimonio. Ma è di un cinismo, ma voi pensate che lui sia un cinico. Giustamente questa affermazione è molto cinica, però ha molto a che vedere con la realtà effettuale. Allora, attento, non gli devi mettere le mani in tasca, ammazzagli pure un cugino, a volte, se è proprio necessario, con le dovute giustificazioni, era un criminale, ma non gli tocca il patrimonio. Di poi, le cagioni del togliere la roba non mancano mai, e sempre colui che comincia a vivere con rapina trova cagione di occupare quel d'altri, e per avverso, contro al sangue sono più rare e mancano più presto.
per mettere le mani in tasca ai sudditi si fa sempre in tempo per togliere la roba, mentre il discorso del sangue finisce, quanti cugini c'ha a tizio, ne può ammazzare uno, due, e poi basta, voglio dire, è più facile lasciarsi il discorso della roba in un secondo tempo. Ma quando il principe è con gli eserciti, età in governo, moltitudine di soldati, cioè quando è in campo, quindi in azione militare, in faccia al nemico, allora al tutto è necessario non si curare del nome di crudele. Lì proprio deve abbandonare ogni pregiudizio, ogni pippa mentale. La crudeltà deve essere, come dire, la stella polare. La legge bellica è una legge assolutamente spietata. Allora, se il principe si trova in campo, cioè sceso in campo, sta conducendo una campagna militare con i suoi soldati, in quel caso lì il nome di crudele deve tranquillamente accettarlo per quello che è, cioè deve essere molto duro. Perché senza questo nome di crudele non si tenne mai esercito unito né disposto ad alcuna fazione. E qui fa degli esempi, Annibale, eccetera, eccetera. Scipione, l'africano, quindi giustifica questa sua affermazione con una serie di esempi tratti dal mondo, dalla storia. Nel capitolo 18, e qui c'è un altro tema assolutamente essenziale, si parla della fides, della fede, cioè del rispetto della parola data, del rispetto dei trattati internazionali. Tema oltremodo attuale, visto quello che si è fatto di recente, si è fatto, diciamo che il punto d'arrivo, come la tela di Penelope, tolto un filo si toglie tutto. Pensate che i vostri nonni dopo la Seconda Guerra Mondiale dissero: basta, questa è l'ultima guerra, non ci saranno altre guerre. E adesso creiamo l'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite, visto che la Società delle Nazioni dopo la Prima Guerra Mondiale aveva fallito, stabiliamo dei principi accettati da tutte le nazioni del mondo, che non debbono essere stralciati, che debbono essere rispettati. Oggi ormai questa utopia, purtroppo si è trattata di un'utopia, è venuta a mancare, oggi di fatto è del tutto devastata, cioè quegli stessi principi affermati al suo tempo ormai sono stati fatti di fatto carta straccia, con l'ultima dichiarazione a maggior ragione, no? Viene disconosciuta completamente l'autorità dell'ONU, anche in relazione a questioni delicatissime come il rispetto dei bambini, l'aiuto ai profughi, ai malati, quindi si massacrano indiscriminatamente in nome di principi assolutamente gestiti secondo due pesi e due misure. Quindi la credibilità di quell'istituzione è certo non per colpa della Namibia, del paese o dello Sri Lanka, ma per responsabilità chiare e distinte, storicamente ben determinate, di quello che chiamiamo Occidente in senso lato, ecco, quel tipo di diritto è venuto definitivamente a mancare. Ma insomma, il principio qual è? I trattati vanno rispettati o no? Secondo voi? Quomodo fides a principus sit servanda. Quanto sia laudabile in uno principe mantenere la fede e vivere con integrità e non con astuzia, con onestà, nei rapporti internazionali, stiamo parlando di quello. Fede vuol dire rispetto i trattati che ho sottoscritto con il mio vicino, amico, rivale, principe, di eccetera, eccetera. Ciascuno lo intende, cioè va da sé che moralmente sarebbe il caso di rispettarli questi benedetti trattati e non agire Gaia con astuzia. Non di manco si vede per esperienza nei nostri tempi, e lui per 20 anni aveva fatto diplomatico, quelli principi avere fatto gran cose che della fede hanno tenuto poco conto e che hanno saputo con l'astuzia aggirare e i cervelli degli uomini, e alla fine hanno superato quelli che si sono fondati in sulla lealtà, cioè quelli che si sono fondati sulla lealtà piuttosto ingenui, che hanno rispettato fino all'ultimo i trattati, sono periti, sono stati rovinati, hanno perso il potere. Quelli che invece hanno agito con astuzia e se ne sono fregati dei trattati o li hanno rispettati finché a loro conveniva, quelli hanno preso il potere o lo mantengono. Dovete adunque sapere come sono due generazioni di combattere. Ci sono due modi di combattere in politica, Anna Chiara. Quel primo
è proprio dell'uomo, quel secondo delle bestie. Il primo è tipico dell'uomo, il secondo è tipico delle bestie. Ma perché il primo, quello dell'uomo, molte volte non basta, conviene, è conveniente, ricorrere al secondo. Conveniente nel senso è necessario ricorrere al secondo, a quello delle bestie. Hai capito? Tu che vuoi fare politico? Ecco. Perché pertanto uno principe è necessario sapere bene usare la bestia e l'uomo, a seconda delle circostanze. Questa parte suta è stata insegnata a principi copertamente dagli antichi scrittori. Cioè gli antichi scrittori copertamente, velatamente, hanno lasciato questo insegnamento, hanno detto questo. Per esempio, i quali scrivono come Achille e molti altri di quelli principi antichi furono dati per essere allevati a Chirone Centauro, che sotto la sua disciplina li custodissi. Cioè il maestro di questi grandi re del tempo che fu era un'entità mitologica, mezzo uomo e mezza bestia. Questa è la potenza del simbolo, dice Machiavelli. Ecco perché il politico deve essere tanto bestiale quanto umano, saper usare le leggi e anche la violenza, la forza bruta. Il che non vuol dire altro avere per precettore uno mezzo bestia e mezzo uomo, se non che bisogna uno principe sapere usare l'una e l'altra natura. E l'una senza l'altra non è durabile. Oh, se uno è solo una bestia e non sa usare le leggi, non dura. Del resto, se uno si fida solo delle leggi e non è pronto a menare le mani, a usare la forza e la crudeltà e a rompere i patti quando è necessario, non dura, rovina. Sendo dunque uno principe necessitato saper bene usare la bestia, quindi, chiaro, l'uomo ha le leggi, la bestia. La bestia a sua volta si dice in due maniere diverse. Sendo uno quindi necessitato, costretto a usare la bestia, debbe di quelle pigliare la golpe ed il leone. La volpe e il leone, queste sono le due bestie che deve imitare. Quindi il cervo non c'è. C'è la volpe e il leone, perché il leone non si difende da lacci. La golpe non si difende dai lupi. Che vuol dire? Il leone rappresenta la forza bruta, cuor di leone, però non si difende dai lacci, dalle trappole, mentre la volpe, che è astuta, non si difende dai lupi. Allora bisogna essere a volte astuti, a volte violenti, forti, a volte tutte e due. Bisogna dunque essere golpe a conoscere i lacci, le trappole, e leone a sbigottire, a far paura ai lupi. Coloro che stanno semplicemente in sul leone non se ne intendano, cioè quelli che sono semplicemente violenti, forti, non ci pigliano. Non può pertanto uno signore prudente, né debbe, osservare la fede, quando tale osservanza li torni contro e che sono spente le cagioni che la fecero promettere. Dunque un principe non si deve fare nessuno scrupolo a stracciare via i trattati internazionali quando l'osservanza degli stessi li torni contro, non sia coerente con i suoi interessi e che siano spente, che siano ormai defunte, passate, non più attuali, le ragioni che lo portarono a sottoscrivere quel determinato trattato. Chiaro? E se gli uomini, torniamo al discorso antropologico, e se gli uomini fossino tutti buoni, questo precetto non sarebbe buono. Ma perché sono tristi, lo ripete, sono malvagi, sono corrotti e non lo osserverebbero a te, la fede, i patti non li osserverebbero se conviene a loro, tu, Etiam, non l'hai ad osservare a loro. Siccome loro ti tradirebbero, tu per primo, se non ti conviene devi stralciare il trattato. Né mai a uno principe mancarono cagioni legittime di colorare la inosservanza. C'è sempre un modo, ci pensa la propaganda, quelle oggi si chiamano false flag, quella roba lì, ti crei dei pretesti, simuli un attacco, simuli una strage,
o lasci che una strage abbia atto per avere un pretesto e rimangiarti la parola data. Sempre colpa del nemico, evidentemente. A volte accade realmente così, quindi il motivo ce l'ho. A volte, se non ho un motivo oggettivo, me lo creo in qualche maniera, no? Poi la propaganda fa il resto. Me lo dice chiaramente, sono più chiaro di così. Di questo se ne potrebbe dare infiniti esempi moderni e mostrare quanta pace, quante promesse sono state irrite e vane per la infedelità dei principi. E quello che ha saputo meglio usare la golpe è meglio capitato. Quello che è stato più furbo, più astuto, è sempre meglio, è caduto in piedi, per così dire. Gli esempi è piena la storia, sono piene le cronache presenti. Questo lo dice Machiavelli, lo scrive nel 1513. Oggi continua a essere di un'attualità agghiacciante, purtroppo, agghiacciante, no? Sapete perfettamente che la questione israelo-palestinese, uno dei leitmotiv della questione israelo-palestinese, poi la si può vedere da 2000 punti di vista diversi e la propaganda la fa da padrone, è il fatto che le risoluzioni dell'ONU, a cominciare da quella del 1967, ne sono state tantissime, non sono state mai rispettate. Oggi di fatto il governo israeliano ha dichiarato guerra, a parole evidentemente, contro l'ONU, ammazzando tra l'altro decine o più di un centinaio di funzionari ONU e Nazioni Unite che stanno lì, si trovano nella striscia di Gaza cercando di prestare assistenza, cura, eccetera, eccetera. La questione è estremamente complessa, non la si può risolvere in due parole, ma insomma il fatto di trovare un motivo per non rispettare le regole internazionali era vero nel 500 ed è vero pure oggi, non è cambiato essenzialmente nulla. Quindi, ma è necessario però, lo ripete per l'ennesima volta, attenzione, la propaganda, vedete quanto è importante, ma è necessario questa natura saperla bene colorire, sapere utilizzare gli argomenti giusti a livello di opinione pubblica internazionale. Oggi ci sono questi giornalisti che svolgono questa funzione, giornalisti, chiamiamoli giornalisti così per dire, ed essere gran simulatore e dissimulatore. E sono tanto semplici gli uomini, questo scrivetevelo Gaia, anche se purtroppo lo patirete sulla vostra pelle, perché è così, sono tanto semplici gli uomini, tanto ingenui, più ieri come oggi come domani, basta che ci guardiamo intorno, e tanto obbediscono alle necessità presenti, si occupano delle cose presenti e non conoscono la storia, e non riflettono che colui che inganna troverà sempre chi si lascerà ingannare. È sempre stato così. Ti possono prendere in giro per 30 anni e ti continueranno a prendere in giro, perché quando tu ci arrivi, forse qualcuno ci arriva, ma ormai è vecchio ed è in punto di morte dopo aver fatto tutta questa esperienza. I giovani verranno ingannati. È così. I giovani, gli ingenui, basta prendi uno qualsiasi che si guarda i telegiornali la sera e vede tutto un mondo al contrario, vede tutto fumo e non è in grado di distinguere la realtà effettuale, ammesso che ci sia una realtà effettuale, come dire, squadernata sotto gli occhi di tutti, dalla propaganda, perché nessuno, il senso critico che cosa significa? Che io so le cose, tu non le sai, lui le sa, no, senso critico vuol dire che quando tu vedi una cosa ti poni delle domande. Perché stanno dicendo questo? Chi lo sta dicendo? A beneficio di chi lo sta dicendo? Con quale intento lo sta dicendo? Non è che bisogna essere dei geni per farsi queste domande. Così come se si entra in un mercato e ci sta quello che ti vuole vendere un dispositivo e ti promette mari e monti, due domande sul perché ti stia dicendo quelle cose, sul perché ti voglia vendere quel dispositivo a quel prezzo, ve le farete o no? Ve le dovreste fare, poi magari non ve le fate, perché siete, come dire, invasati dal demone dello shopping, dunque le domande non ve le fate. Ecco, in politica funziona nella stessa maniera. Perché, tizio, quelle voci che sentite alla televisione, voci registrate, è solo esclusivamente propaganda, è solo facciata, non può non essere così,
È corretto che sia così, la politica funziona in questa maniera, ma proprio perché voi sapete che funziona così, senza necessariamente rinnovare, sottolineare il discorso della tristezza, della tristizia della natura umana, comunque, visto che lo sapete, fatevele queste due domande. Fatevele sempre e comunque a pensar male, come dire, a volte si fa peccato, come diceva sempre il suo antenato, no? Guardate che quello sapeva, ogni tanto gli sfuggiva la verità, a pensar male si fa peccato, due pesi e due misure, ma spesso e volentieri questa è una frase che avrebbe potuto dire e scrivere e sottoscrivere un gesuita qualche decennio dopo la stesura del Principe, che aveva ben letto il Principe, che conosceva la realtà effettuale e che avrebbe distinto la politica dalla fede, dalla religione e così via. Tant'è vero, Luca, che i gesuiti tra il 600 e il 700 vengono cacciati via praticamente in epoca illuministica da tutte le corti europee. Perché? Perché avevano fama di essere intriganti e ottimi politici, a modo loro erano ottimi politici. Ma quando i regnanti laici, tra virgolette, vogliono prendere pieno possesso della sovranità del loro paese, i gesuiti sono i primi a doversi accomodare fuori. E va bene, io non voglio degli esempi freschi, tracerne uno. Ecco, e fa l'esempio di Alessandro VI. Alessandro VI non fece mai altro, né pensò mai ad altro, che ad ingannare uomini. Non si fa nessuno scrupolo a dirlo. Alessandro VI era stato il Papa, defunto, da una decina d'anni, ma insomma. E sempre trovò subietto da poterlo fare. La mamma dei fessi è sempre incinta, dice un proverbio volgare, ma è così. Qualcuno che si fa ingannare si trova sempre. E sempre trovò subietto da poterlo fare. E non fu mai uomo che avessi maggiore efficacia in asseverare e con maggiori giuramenti affermassi una cosa che l'osservassi meno. Lui che giurava e spergiurava in nome per conto di Dio, diceva delle cose che poi non osservava affatto. Non di meno, sempre gli succedettero gli inganni ad votum, perché conosceva bene questa parte del mondo.